In un momento di particolare crisi economica dovuta anche all'emergenza sanitaria, la Regione Campania punta sulla valorizzazione delle piccole e medie imprese attraverso strumenti legati alla formazione, alla digitalizzazione e alla definizione di risorse finanziarie e misure specifiche da destinare a quel mondo produttivo che intende intraprendere percorsi di internazionalizzazione. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Tommaso Pellegrino dopo l'approvazione della sua mozione. Grazie Presidente, questa mozione in realtà è un pochino rivolta a quel tessuto produttivo del nostro territorio, della Regione Campania, in un momento anche di particolari difficoltà economiche legate ovviamente anche all'emergenza Covid. Non dimentichiamo che sono tante soprattutto le aziende, le piccole e medie aziende che hanno subito dei danni non indifferenti. E questo la ripercussione è inevitabile soprattutto sugli investimenti di molte delle nostre aziende, del nostro territorio, soprattutto su progetti che potessero guardare proprio all'internazionalizzazione, cioè aprirsi verso i mercati esteri. La mozione è perfettamente in linea con tutto il lavoro straordinario che è stato fatto in modo anche brillante sia dall'assessore Fascione nei 5 anni precedenti e che sta continuando a portare anche all'assessore Marchiello, ovviamente per quanto ha detto il settore delle attività produttive. Quindi è una mozione che vuole rafforzare quel lavoro che la Regione Campania sta portando avanti proprio sui temi dell'internazionalizzazione, ma soprattutto sui temi di quell'attenzione vera, concreta alle piccole e medie aziende che in questo momento ovviamente sono quelle più danneggiate dalla crisi economica che stiamo vivendo. Ovviamente noi quali sono i settori sui quali dobbiamo maggiormente puntare? Noi non dobbiamo dimenticare che il patrimonio legato al Made in Italy che c'è nei nostri territori deve diventare la vera grande opportunità per le aziende e perché no, guardare i mercati esteri anche per dare nuove opportunità agli imprenditori stessi, perché dobbiamo sempre pensare che noi abbiamo nella nostra regione un tessuto produttivo fatto da imprenditori per bene, capaci, che hanno voglia anche di investire. E io ritengo che noi dobbiamo mettere in campo anche quegli strumenti per premiare quegli imprenditori che investono sul merito, che investono sulle competenze. Inoltre mi farebbe piacere proprio sul tessuto produttivo, io sono convinto, l'altra grande sfida che la Regione Campania metterà in campo proprio nel tessuto produttivo, di riuscire a fare in modo che l'internazionalizzazione di tutto il settore delle piccole e delle medie aziende possa a breve anche raggiungere dei livelli eccellenti, così come è stato fatto per, ad esempio, dalla Regione Campania, per l'internazionalizzazione del capitale umano, per l'internazionalizzazione della ricerca scientifica, dove noi possiamo dire in Italia di essere tra le regioni capofila un pochino di tutta una serie di progettualità che hanno investito sulle competenze, che hanno investito sul merito, che hanno investito sullo sviluppo e sulla ricerca. Io penso che continuando su questa strada e prendendo anche in riferimento il documento di orientamento strategico della Regione Campania, dove sono previste un po' queste misure, oggi su 3 settori importanti, e con questa mozione chiediamo esattamente questo, cioè il settore della formazione, perché oggi se vogliamo dare e mettere in condizione le nostre aziende di essere competitive a livello internazionale, dobbiamo investire sulla formazione, quindi avere dei dipendenti formati e quindi chiediamo con la mozione di investire ulteriormente anche nel settore della formazione. La digitalizzazione, che è l'altro grande tema importante, fondamentale, perché è ovvio che oggi la digitalizzazione, se vogliamo aprirci a mercati esteri, diventa indispensabile per le nostre aziende. E l'altro tema è chiaramente di individuare misure e risorse. Tra l'altro siamo alla vigilia anche della definizione di una serie di criteri per il PSR, poter dare a tutto quel settore del mondo dell'agricoltura la possibilità di aprirsi a quei mercati internazionali. Quindi con questa mozione vogliamo continuare e io chiedo anche di inserire nel dispositivo, visto che tra l'altro la mozione era antecedente perché è stata rinviata nella il precedente Consiglio, era antecedente anche ad una serie di misure che sono state pubblicate in questi giorni proprio in occasione dell'Expo e quindi dando la possibilità alle aziende del nostro territorio, della nostra regione di poter aprirsi appunto al mercato internazionale. Io chiedo di inserire appunto la parte riguardante proprio la continuazione del lavoro che la Regione Campania, che la Giunta sta facendo sul tema, sul settore proprio dell'apertura al mercato internazionale da parte delle nostre aziende e del nostro tessuto produttivo. Grazie.